Tutto ok? Sentiamo un attimo. Ok, ok. Allora. Aspetta, fammi provare una cosa. Ok, va bene. Quindi adesso switch di nuovo su OBS. Oh, le. Mamma mia. Ero proprio sfatto i giorni scorsi perché avevo tutti gli orari sballati di sonno, insomma. Ok. Forse facciamo una cosa. Aspetta che regolo un attimo il guadagno della videocamera. Aspetta, fa vedere. Un po' più in basso, ok. Oh, è meglio, sennò ero troppo sparato. A parte che, insomma, sono pallido come un cencio, lavato. Dovrò rimediare andando al mare quest'estate. L'anno scorso sono andato al mare tipo 3 giorni, 4 giorni, proprio pochissimo. E allora, dove eravamo rimasti? Ah, gli avevo messo l'acciaio infestato, vero? Dov'è già che mi faceva vedere l'assorbimento? Ah, qua, 19%. Perfetto, rispettabile, 19%. E no, ho sbagliato tasto. È vero, avevamo cominciato ad andare verso Malmouth. Ah, ora mi ricordo. Ci eravamo fatti schioppare dal bosco antico 2 o 3 volte. E vi dico anche, off screen ero andato a riprovare il boss del dungeon scheletrico della conflagrazione. Sono morto di nuovo. Non lo sono riuscito a killare. Quindi proviamo a tornare al bosco antico. Mi serve un'altra chiave. Cos'è lo smeraldo furioso delle stelle? No. No, non mi serve. Sto finendo i sangue di Kton, però, Allora, punti qua siamo messi così. Devozioni siamo messi così, 30 punti. E qual era già il percorso che stavo facendo? 15, 20. Ah, devo trovare qualcosa che mi desse 5. 5 di ascendente. Questo l'ho completato, sì. Questo era completato, sì. Ah, devo mettere l'incudine. E l'incudine ancora non l'ho mai messa. Ed è questa che mi dà 5. Si parte da qui e dice nessun punto di evoluzione disponibile e questo qua dice richiede stelle precise e costellazione. Ok, quindi l'inizio è questo. 1, 2, 3, 4 e 5. Capacità difensiva. 20 fisico, 30 armatura.
tram interno un pochino migliorato, e questo quando si blocca, ma noi non blocchiamo mai. Ok, quindi una volta fatto questo qui, 1, 2, 3, 4, 5, possiamo andare direttamente su Oleron. Mamma mia. Questo ogni volta che Critto parte. Figo. Poi potenza danno fisico, trauma interno, sanguinamento. E poi dopo Oleron il Kraken, ma mi manca 5 di misticismo. No, il folletto non mi serve. Il loto darebbe 3 misticismo e 2 ordine, che vabbè, adesso non mi serve. Chissà perché, forse perché è da mettere per proprio il bonus costellazione completa. Però qualcosa che da netto 5. No, non penso sia da sto lato, se no. Oppure qualcosa di corto. Il ragno. No. Il corvo, 4 punti. Ma a noi non serve a nulla. La luce dello studioso. Non serve a nulla la luce dello studioso. La volpe? Ah, però la volpe è interessante. Allora, 15 acume non fa mai schifo. Potenza danno nel sanguinamento di un pelino, va bene. Altri 25 acumi, va bene, resistenza al sanguinamento, ok. Altro potenziamento a sanguinamento e 4% del danno convertito a salute. Quindi andrei da 19% a 23%. E richiede 4 punti. Una finta richiesta. Quindi... Quindi... metterne uno qui. Poi mettere la volpe. Volpe completa, 5 punti anche lì. Spero di non sforare nei punti. 55 punti massimo. Quindi sarebbero 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, è forte, 42, 43,
44, 45, 46, 47. Quarantotto, 49, 50, 51, 52 su 55. Non sarà ottimizzata bene, però. Però ci dovrei arrivare. Quindi prima completare l'incudine, poi Oleron, poi la volpe e poi il Kraken. Va bene, spero di ricordarmelo. Spero di ricordarmelo. Dov'è la strada? Che non mi ricordo. Devo andare qua. Aspetta. Allora. No, Ugdenbog è il più in alto. No, devo andare dalla congrega. Per andare a Ugdenbog, cioè, ci va lì per proseguire. Però adesso non voglio proseguire. Devo andare al coso. Il dungeon di merda. Che magari devastato. Devastato. Ma i nemici? Ah, eccoli. Ricordo, ma mi sembra che ne avevo già preso un ricordo. Mi sa che il corno devo buttare via, che l'avevo nel deposito, nel baule. E più di uno non serviva. Che è successo? Ah, ero andato nella... Madonna, nella seconda barra. Non mi serve. Distrutti. Eccoci qua. Ok, questi sono i debuff qui della zona iniziale, ma spero che il dominio proibito poi abbia dei buff poco fastidiosi, ecco. Sicuramente non deve avere quello dei critici aumentati da parte dei mostri, perché... Uè, basta? Allora, che cazzo è che... Ah, è questo bastardo. Pianta di merda.
quello che sputava il veleno schifoso. Ottimo, si mettono tutti in fila. È una meraviglia. È la fiera del... la sagra del danno. La sagra del DPS. Ok, la via, quella giusta. Il veleno. Aspetta. Ho cercato di raggrupparli un po' di più perché sennò non era efficiente ammazzarli. Consacrata dell'attacco. Ah, la prendo, ma mi sembra che non erano performanti queste cinture qui. Sempre rispetto alla... alla catena del tormento. Ah sì, sto andando dalla parte giusta, va bene. Tonico. Una pulita con le due robe lì. Tipo, ma questo che cazzo è? Ah, bile di Venom Gaze, boh. Allora, 45. Attenzione. 26, devo calare di uno di qui e metterlo da qualche altra parte. Ah, solo che l'assorbimento vitale cala di 7... dov'era? 12%. Non fa proprio schifo. Ah, e poi è vero, adesso con la sete di sangue. Giusto, mi devo ricordare. Allora, più che usare pestone, che non lo uso quasi mai... anche perché ha un raggio minuscolo, io li switcho, così c'ho la sete di sangue sul 2 da attivare in caso di bisogno estremo, insomma, tipo qui, penso. No. Allora. Daglie. Ho toccato un attimo fuori dalla schermata. Dentro. Allora. Infuocato. Chi se ne frega? I mostri sono infusi con il fuoco, infliggendo danni da fuoco aggiuntivi al danno da fuoco di ritorsione, ma sono più... e danno da fuoco di ritorsione, ma sono più vulnerabili al freddo.
Va bene. Rallentato. La velocità di movimento del giocatore è notevolmente ridotta, ma l'effetto di controllo non dura più a lungo. Va bene, ok. Paralizzante. Questo è un po' più brutto. Gli attacchi dei mostri rallentano gli avversari, ma attaccano più lentamente. Questa può essere fastidiosa. Però almeno non abbiamo per ora la, più la catena questa del tormento che ci rallentava essa stessa. Allora, l'altra volta non ero riuscito a fare mezzo passo praticamente qua dentro senza venire demolito. Quindi devo essere super cauto. Tipo già, cioè guarda qui. Questi non si rompono? No. Aspetta che devo rimettere questo, sennò non mi sposto mai. Io mi ero infilato qua dentro. E si era chiuso dietro di me. Aspetta che ho aggrato qualcosa. Guarda lì quanta roba. Oh, lo prendi sì o no? Fortuna che si sono infilati tutti nel ponte e quindi la strattoia li ha fregati. Qua si chiude qui quando entro. Perché qua è tutto chiuso. Prova della corruzione? Ecco, sapevo. Questo qui andrà via. Aspettare che questi vadano. Guarda lì questi bastardi. Attenzione. Ancora chiuso. Quello è ancora chiuso. Eccoli. Vai, succhia sangue. Ah, ok, si è aperto. Paramani della redenzione potenziati. Ma li prendo giusto per venderli. Cimiero non mi serve.
questa nemmeno. No, fa tutte cagare. Fa proprio schifo, guarda qua. Questo è aperto. Obiettivo sbloccato. Prova della corruzione. Aspetta che non ho letto i guantini. No, peccato. No, non servono niente. Però sono epici. Purifica il bosco antico. Ok, prova della corruzione. Obiettivo sbloccato. Ma forse è un obiettivo di gioco, non un obiettivo di quest. Questo fa male? Sì, fa malissimo sto. C'è un passaggio però. C'è un passaggio, ma non si passa da qui. Forse dal di là. Non si rompe nemmeno quello. Occlude il passaggio quel cristallo. Proviamo a proseguire di qua. Vindelton prodotti naturali. C'è un vendor qua dentro. Sì. Aspetta che voglio andargli a farci due chiacchiere. Vindelton perché è un... Aia. Mannaggia. Alle imboscate. Allora. Queste due hanno più un'abilità da soldato. Però quello che ho droppato adesso ha danno fisico, danno da trauma interno, 6% velocità lancio magie. Buono. Questo invece non ha né danno interno, né danno fisico, né velocità lancio magie. E questo ancora meno. Mi fa proprio schifo. Oh, però. Costano un botto. C'ho 1.000.000 di monete. 150, 90. Altre 300k, 390. 390. 540, 600, 634.000. Una roba del genere. Ah, li compro, di. Va bene. Fanno sempre, cioè i progetti vanno sempre presi. Si torna a lootare tutto praticamente per far su soldi. Ma è scuro qua. Faccia del veleno. Ah, è un altare. È un altare. È un totem.
essenza vitale la prendo. Lootiamo tutto. Prima prendiamo lo scrigno. Vai. Ah, già fatto. Va bene. È abbastanza facile. Corazza di piastre della guardia di sta minchia. Ah, progettino si impara subito. Tutto il resto tiriamolo su che dobbiamo vendere. Una roba rara normale, però non la lascio lì, non mi serve. Passaggio segreto? No. Allora, lì c'è una razione e un'essenza vitale, che sicuramente ci faranno comodo più tardi. Cos'è questo con 536.000? Aspetta che non si vede. Slastar. Sguardo d'etere. La bestia di livello 74, quindi siamo un po' under level per questo posto. Aspetta, leviamoci dalle AOE. Tanto lui è morto, aveva solo 100k di vita. Bosco rotto, entrata, purificare la corruzione. Ok, ci stiamo avvicinando alla zona della quest. Però ovviamente dopo tornerò indietro a ripulire tutto. Trata scavato. Forse mi conviene prima pulire tutto qua, giusto per completezza, ecco. Per completismo. Minchia, sono spaventato. Perché quest'area qui non l'ho proprio vista. Cioè, non l'ho vista, non ci sono andato, ecco. Oi? Cioè, com'era che non lo prendevi? Allora. Prima qui di lato. Stanno arrivando anche da giù, eccoli. Ah, aspetta, oh oh. Ah, niente, si è chiuso. That's locked. That's locked. Aia, fa abbastanza male. Fa abbastanza male. Attacca da lontano. Ah, ste fiamme di merda. Porca troia. Oh, ma sciottato! Ma porca di puttana, gli occhi.
Sta mancando. Ma ha colpito in due pezzettini. Si vede che uno ha crittato. Per forza, per forza. Porca miseriaccia. Qua non c'è il fabbro. Tocca di rientrare. Cioè, neanche la... mi ha shottato interamente, perché non mi è partita nemmeno il salvataggio lì del coso, dello schifo. La volontà di menhir, come si chiama. Neanche quello mi ha salvato. Mannaggia a quel boss di merda. Ma che giro ho fatto? Ah, aspetta, già che sono qui allora... posso togliere un punto da di qui? Cos'altro 26? No. Stay strong. Così posso mettere un punto qui. Ho un punto. Questo è già maxato. Quindi da 16 secondi a 15 secondi, dai. Ok. Cioè, almeno ogni 15 secondi c'ho l'abilità di salvezza, che non è affatto male. Neanche da dire ad attivare il succhiasangue. Proprio shottato. Proprio brutale. So che adesso il dungeon si sarà resettato. Che palle. Sì, in effetti è il... sembra un dungeon da livello 70 più. E sono 65. Però non è che è una build scarsa, eh. Allora, cosa c'è? Temprato e inarrestabile. C'erano le stesse, cioè, c'era temprato anche prima, ma forse questo era diverso. Ma dove vado? Qui è rimasto pulito. Sì, qui sembra di sì. Ah no, qui è finto. Non è quello il passaggio, quest'altro.
c'era nulla dentro. Due tonici in più, comunque ne ho 105. E di elisir 100. Mi sembra 100 esatti, tra l'altro. No, allora qui non si è ripristinato nulla, però qua dentro forse sì. Ah, che palle. È vero. Proviamo a fare una cosa. Oh. Niente. Devo slogare e rifarmi la strada uguale. No, non potevo tracciare in alcuna maniera. Ma la velocità di movimento è ancora... No, è 119. Perché è così poco? Avrò sostituito qualcosa che mi ha tolto un po' di velocità di camminamento? Ah, di... Peccato. Forse era questa che mi dava... No, questa me la calava. Vabbè. E va bene, andiamo a rifare... Ah, aspetta. Dovrei attivare i buffs. Molto bene. C'è adesso qua frantumato un giocatore dando gli effetti di riduzione ridotti ma armatura aumentata. Vabbè, vendicativo. Vabbè, sì, fa abbastanza schifo, cioè meglio, però non è tanto questo posto quello che conta, ma quello che ci sarà dentro al dungeon scheletrico, al dominio proibito, quello che fa la differenza. Va bene, circa qualsiasi cosa tranne quel debuff che i mostri hanno i critici facilitati. Che già abbiamo visto com'è andata.
sono andato un po' a incastrare, Ma di tutta exp che male non fa. Qua è tutto droppato sopra il tronco. Molto bene. Non sono arrivato in fondo a sto posto. E qua c'è il boss. Qua usiamo il succhia sangue. Giusto per stare tranquilli. Almeno stiamo farmando un pochino di reputazione. E questo è il quarto tentativo. Aia. Vulnerabile, ok. Quindi io dovrei usare un unguento antispiriti. Avevano incastrato, mi avevano. Scappare. Che in realtà posso usare anche, ma lo uso dopo. Allora, uso questo. Via. 450 secondi non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi. Qua rotto? Rotto, non si passa. Non ho anche un... Ecco. Quello da 10% extra di lancio velocità, velocità lancio magie. Questo di prendere, ecco. Adesso che sangue contro questo, lo tanchiamo. Vai. Bomba.
Via, briglia tutto. Raccogli il tonico. Bene. Ah, era chiuso lì? Olè, 66. Anche livellato la reputazione della congrega. Bene. Due punti. Demolitore. Tac tac. Ok. Dov'è che era? Quel boss. Era qua dentro. Aspetta. Queste fidati che dopo mi lanciano il veleno da di fuori. C'è pure una pianta boss. Non hai capito. I can't do that yet. Via, spostarsi. Aspettare che si ricarichi l'abilità e tornare a tankare in assorbimento vitale. Uè, non volevo cliccare questo. Oh, bene. Oh, così anche questo qui l'ho fatto. Allora già che ci sono pulisco. Wow 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 wow. Cribbio. Piante bastardo il veleno di merda. Ora mi stanno per finire queste pozioni qua. Imboscata qui c'è? Sì, eccola. Perché è chiuso qui? Non mi fa fare il giro dal di là. Vabbè, l'ho già sconfitta quella lì, quindi ho già dato prova della superiorità di Onda d'Urto sulle loro facce. Ora proseguiamo. Qua dovrei aver visto tutto.
Andiamo. Bosco corrotto. Ok, questo non ci sono mai stato e non ho idea di cosa mi aspetta. Di quella puttana vigliacca troia schifosa lurida bastarda. I'll give you a good price on what I've got left. Che palle. C'è stato qualcosa che mi ha incastrato lì, mi ha fatto delle AOE probabilmente di veleno. Sotto al culo. E mi ha fatto pa pa pam. Tre quarti di vita, mi ha cavato, ha triggerato la volontà di Menhir e poi pa pa pam di nuovo. Nel giro di mezzo secondo. Una roba del genere. Basta provare quella roba lì, voglio proseguire allora. Ci tornerò quando sarò a livello 70, dai. Sono tosti, sono. E qua cosa c'è? Ah. C'era... Ah, un cadavere. No, no, niente di particolare. Che se si ressano una pianta doppia, capito? Achilli una volta e torna come vegetazione vorace.
Un'abitazione. Vediamo cosa c'è dentro. O chi c'è dentro. Covo di Larria. Devo farci qualcosa qua? Aia. Cos'è sto posto? I don't know who you are, but please leave. Cosa stai facendo qui? Va bene. Almeno non mi ha attaccato subito. Va bene, ok. Sicuramente ci torneremo. Quello è un totem? No. Il sottobosco, un dominio pericoloso, tempo distorto. Ah, fanno 15% di danno fisico in meno, vabbè, meglio. Aia. Rovi di merda. Le spine. Ti spinano. Questo si ressa. Finito te di sputare veleno. Dai, voglio passare. Voglio lootare. C'è sempre una pianta che ti tira il veleno dall'alto. Basta, quello lo lascio lì. Nulla qui? Aia. La gang del bosco c'è qua? Momento antiveleno. Silvar regina del sottobosco. Non ho capito. Aspetta che mi devo cavare dal di qui. Che mi sono incastrato. Dai, cosa è morta. Ti sta bene, pianta di merda. Ma adesso dammi dei premi, eh. No, solo rovi in faccia. Fanculo. Aia. Le spine, aia!
Obiettivo sbloccato. All'esploratore vanno le spoglie. Ho detto bene? Beh, così con l'unguento vado al 52% di resistenza al veleno, non è male. Solo che era l'ultimo, devo craftarne di più. Ai. Quindi finora i problemi maggiori li abbiamo incontrati da etere e veleno. Chi è rimasto lui? Va bene. Esploriamo un attimo di qua, che sicuramente si unisce al percorso precedente. Cos'è sto suono? No, ma qui ho già esplorato quando ho fatto il giro prima. Queste vanno ammazzate. Vabbè, solo per una razione elementare tutta sta fatica. Sempre più scuro sto bosco. Questa non si è trasformata. Meglio. Spettri. Vabbè, non mi stupisce in questo bosco così molto accogliente e soleggiato. Per niente infestato da mostri e abomini.
Oh. Quanta gente. Cioè, qualche nemico mi rallenta il cast delle skill. Ed è veramente pericoloso. Allora, progettino. Questo lo mettiamo qua. Ci sta anche questo. Eccoci. Devi stare cercando che cosa torno. Vi stavo cercando. Mi manda la congrega. Che cast era? Salva le streghe in viaggio? Esatto, era quello. Bene. Almeno una quest abbiamo fatta. La madò, quel soffio di fiatella terribile che stava cavando botto di vita. Ma ha fatto triggerare la volontà di venire. Ah, la bile sono già a posto, è vero, basta una. Oh, un portale. Un forziere distinto. Ti pareva. Olè, ce l'ho fatta. Mi puzzava un po', infatti, di imboscatona. Barrowholm. Guarda che bello. Allora, però c'è quest'area qui che voglio andare a vedere. Progetti di qualche sorta? No, non ne ho droppati. Velenazzo che rompe il cazzo.
Cos'era quel debuff? Entrata delle rovine, ma c'ero già stato qui? No, e c'è un altare. Olè. Quindi devo mettere incudine. Mi ha detto incudine. Oleron. Volpe. Kraken. Dal. Chi cacchio è? Cosa vuole? Il mio primo luto. Passaggio segreto? No. Follia, non può essere. Percepisco un essere vivente. È passato così tanto, come posso sapere cosa è reale, cosa non lo è? E se non posso sentire, lasciami andare. Sono stanco di questa tortura. Per me sei solo un altro spirito vile da epurare. Però sei intrappolato qui. Essere liberato, bla bla bla. Per favore mortale. Necessario uccidere gli innocenti, va bene. Portami lo spirito perverso del più antico potente guerriero Wendigo. Titro. Ottieni uno spirito Wendigo. Ok. Se è uno spirito vile, faccio sempre in tempo a ammazzarlo alla fine della quest. Se diventa... se diventa ostile. Ok, Wendigo... dov'è che li avevo trovati? A Gloomwald. Boh, dopo mi andrò a vedere magari sulla wiki dov'è che si trova. Difesa del Wendigo, creata dagli abitanti di Barrowhall per scongiurare i mali di Uglenbold. Che minchia fa sto buff? Vabbè, a parte che posso fare così. Invece di camminare. Vabbè che ero di fianco però. Cosa c'è di qua? Ah, sono dei Wendigo. Non è che mi... non è che siete così gentili da dropparmi uno spirito di Wendigo. Cos'è sto debuff? La vita viene aspetta di terrore spagnolo da netteri vita. Ah. Ok. E non si passa. È vero, mi avevano ammazzato e non mi ero riattivato i miei buff. I buff del Soldiers. Scoppiati. Ma qua si va avanti, avanti, avanti. Allora.
Ah, uno scudo quello. Niente, niente, niente. No, no, no. Scudi, sbatto la media. Torniamo un attimo indietro, perché qua si sta andando un po' troppo avanti. Invece io devo entrare in città a Barrowholm. Caliv. Ehi, guarda, non vogliamo piantagrane qui intorno. Ma io non ho intenzione di causare alcun problema. Forse mettete d'occhio. Se decido di causare problemi, sarei il primo a saperlo. Non c'è nulla. Marcon. Ah, è il nuovo arrivato. La faccio nuova, sempre benvenuto a Barrowholm. Vabbè, non era proprio quello che mi hanno detto all'ingresso. Cosa puoi dirmi di Barrowholm? Chi cacchio è Scorv? Dopo posso trovare chi comanda? Allora è Scorv. Ma... boh. Ok. No, ma poverino, c'era bisogno di sfiombare la porta di questo povero Cristo. I'm simply hungry to spill some blood. Just give me an excuse. Va bene, ci devi solo provare. Ti schianto con l'onda tutta una faccia. Scorv, eccolo. Welcome, traveler. I hope the day finds you great fortune. Do stay for a bit. Fortunata? Vabbè, anziano ci vede male. Ci vedrà poco, forse. Sto cercando il feticcio di Ugdenburg. Oh, cutting right through the formalities then. And if so happens that we have in our possession this thing you seek, why should we just hand it over? I'm afraid if you want something from us. Vabbè, mi sta bene. We're gonna need something from you. Glad you agree. It's true. We do have this relic, and it can be yours. Tivald e Jordis. Picheranno Jordis con una corda di onda d'urto. È un privilegio. Is there something you need? That's locked. Ah, è qui dentro. Però, come mi dice, that's locked. That's locked. Va bene, allora... Ah, lui è Tivald. Scorv dice che potrei aiutarti. Ho per te un compito innocuo, ma non posso vedere per la tua sicurezza. Di che cosa hai bisogno? Totem difensivi. Devo spaccarli. Va bene. A blessed welcome, traveler. Questo è Jordith. Cerchi i campi di questi demoni di sangue, salve professore con respiro. Va bene, salvare un po' di gente. Welcome to Barrowholm, traveler. Che splendido villaggio. Ok, allora, illuminiamo il perimetro di quest'area. Ah, e avete insomma un bel parco qui, un parco pubblico, un parco comunale molto bellino qui dietro al paese, eh? L'altare con i sacrifici di carne nella vaschetta. Bello. Suggestivo. È per invogliare il turismo. Aspetta, qua si va giù. Sì, sì, ho visto che là c'è scale verso il basso. Ah no, cantine di Barrowholm.
Andiamo a sgraffignare qualcosa nelle cantine. I can't open that. Ah. Scorv ha la chiave. Allora niente. Le porte costano poco, quindi si possono spaccare. Oddio, non riesce a entrare. Guarda se magari c'erano dei tomi, delle lettere da leggere, ma c'è nulla. Cos'è questo? Sentinella Wendigo, area distrutta. Ma c'era anche in basso, a sud. Lo devo riattivare, non lo devo spacchiare. Peccato, preferivo spaccarli. Se però loro servono intatti e funzionanti, vabbè, sarò ben lieto di ripararglieli. Ah, faceva il giro da di qua? Ho capito. Claro. E la madò. Quante cacchio di queste sono comparse? Allora, le sentinelle Wendigo sono tre. Anasteria, questo era quello che ancora non dovevo completare, vero? Che mi fotteva la reputazione con la Legione Nera, che invece sto cercando di maxare. Questa è riattivata, ne manca una. Passaggio segreto? No. Sembrava troppo bello per essere vero. No, qui è chiuso. Uè, calmi, eh. Calmi. Ah no, il corno ce l'ho già. Ciò fa male, sti cosi. Però io ho visto il marker qua. Vabbè, faccio il giro, sicuramente si riunisce la strada se passo da qui. Chi è sta gente? Eccolo qua. Quindi devo passare. Vabbè, o da destra o da sinistra. Penso sia la stessa cosa. Eccolo qui. Voilà. E questi sono fatti. Viaggiatori nel Ugdenbog settentrionale e nord-orientale. Nord-orientale quindi sarà qua. E qua. Allora, prima di tornare da Coso, a dare la quest dei totem, vado anche a cercare questi viaggiatori che... si sono andati
infrascare in situazioni abbastanza spinose, come abbiamo visto dalla presenza di rovi di merda in questo bosco di merda. Cosa c'è quassù? Gente che non aspetta altro di scoppiare in un... come palloncini di sangue. Che immagine allegorica. Che immagine di... divertentemente allegorica. Allora, entrate della miniera. Perché non è una miniera, è una miniera. Miniera di Barrowholm. E la madò. E che botta. Che botta. La grande botta. Serpentazzi trasformati in borsette. Serpentazzi trasformati in cinture. E questi in scarpe. Olè. Non so dove mi sto dirigendo. Dai, qui era perfetto per un'imboscata. Nulla. La location sprecata allora. Oddio, questi sono incazzati, ma... Ah, ecco, da lì qui. Questi granchi... trasformo... in caciucco. Osta però a grandirlo questo posto, eh. Non è un dominio pericoloso, quindi forse non... Oh, della dinamite? Bene. Altre dinamite? Bene. Quindi forse non c'è un boss... cioè, degno di questo nome. O è una location di un'altra quest? Oppure trovo altre quest? Allora... vado a vedere qua perché forse questa è la parte chiusa. Ecco, infatti. Quindi posso andare tranquillo, tranquillo da quest'altra parte. Aia. Scrigno del tesoro? Ah, c'è la dinamite. Ok. A parte che l'ho trovata, ma io giro sempre la dinamite. Quanta gente! Madonna! Calmi, calmi! Non si può fare assembramento, attenzione! Fascia dell'equilibrio. Vabbè,
nulla di particolare. Ok. Sta roba la bidoniamo tutta agli NPC perché non penso abbia... Ui, 600k, attenzione, 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 no, non mi incastrare. Succhia sangue pronto, se vedo che mi fa troppi danni lo sparo tipo adesso. Via, leviamoci da l'AOE, perfetto. Molto bene. Incisore, esame, cos'è? Un pugnale, ma non mi interessa, pugnale. 600k di vita c'aveva quel coso. E basta. Null'altro. Però a sto punto... faccio prima uscire dal di qui. Così anche mi svuoto l'inventario. Avevo trovato il... eccolo, Miss Willy, mercante generico. Arina, lei cosa mi dice? Che va succedendo? Come può essere in così buone condizioni? In effetti non è messo malissimo. È un po' losco, la cosa. Perché tutto intorno c'è il devasto. La palude è infestata da... aspetta, cos'è che dicevo? No, sembra parlare con un matto. Non si sa mai che siano tutti un villaggio di cannibali qua. Si cominciano a trovare dei pezzi che hanno un'armatura piuttosto elevata. Elevata, vorrei agguantarla. Però se non mi danno del damage extra, io li bidono. Anello vivente, carico della celerità. Fa schifo totale. Schifo totale. Schifo totale. No, questo è un elisir. Danni elementali, no. Danni elementali, no. Inutile. Tutte le altre armi una mano, gli scudi, i focus, via. I fucili. Via, questo via, questo lo tengo, questo lo tengo, materiali si tengono sempre, questo via, questo, ah no, no 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 no, quanta roba. Ah, se facevo la build fuoco questa era interessante, ma non la sto facendo, quindi... Richiede spirito? Nel bidone. Richiede spirito? Nel bidone. Spirito? Bidone. Livello 70, poi vabbè, ed è inutile. Niente, niente. Ah no, questo richiede fisico. Però è inferiore.
Allora, praticamente le cinture di Ugdenbog sono tutte di base con il più una abilità da soldato. Tanto, aspetta che non si vede. Cioè, questa qua è buona. Ma quella che ho droppato fa schifo. Ah, invece se si chiamano parafianchi di Ugdenbog, potenzia l'abilità da inquisitore. Ok. Che non me ne frega niente. Eh no, perché gli stivali che ho adesso comunque mi potenziano da d'urto, addirittura. Va bene, va bene. Allora, questa è la catena di tormento che tengo perché non si sa mai. See you around. See you around. Dove devo tornare? Devo tornare... Aspetta, orientiamoci a nord. Io ero andato nelle miniere, che era tipo qua. Sì. Allora torniamo da quel lato. Torniamo da quel lato. Ah no, aspetta. Cioè, già che sono qui in città. Ah, a proposito, dovevo andare alla congrega. Perché ho liberato le sorelle streghe. Dove sarà? Perché si è frizzato? Ah, ok. Sopra. You've returned. Are you ready to complete our bargain? No, momento. Non è questo. È questo, ok. Ah, posso rispondere a quell'altro che è l'altro che mi ha chiesto il feticcio di non mi ricordo cosa, che ce l'ha Svecorn, la mi sono già dimenticato come cacchio si chiama. Scorv. Scorv. E se non me lo dà, posso dire a lei che l'ho perso. O comunque non l'ho ottenuto. Ok, 5 rottami di ectoplasma. Vabbè. Nulla di particolare. Barrowholm. Va bene. Torniamo. Ah, difesa del Wendigo. Ah, è qui nella... con te, insomma, nel... No, scusa. Difeso... Ah, è tipo una cintura. Quindi questo villaggio, Barrowholm, ha una cintura di protezione contro i Wendigo. Che infestano tutta l'area intorno. Ah, giusto. Era lui che mi aveva chiesto appunto di laurea difensiva. Esatto, 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 esatto. Sangue d'oro. Vabbè, sì. Cosa vuoi ancora? Appena est una vecchia miniera. Ci sono appena stato. Allora, cosa devo fare? Stermina. Ah! Ottimo, guarda, mi sono già occupato dei tuoi parassiti. Perfetto, fantastico. Adoro. Cioè, mi piacciono quando uno esplora un po' di più, mazza qualcosa, e quello era il bersaglio per una quest di un NPC che ti aveva chiesto prima. O no, che ti avrebbe chiesto dopo. Io dici, ehi, guarda, l'ho già fatto il lavoro, eh. Purtroppo non si trovano spesso... delle quest fatte così. Finito? Finito. A blessed welcome.
Però io volevo andare a esplorare oltre la miniera. Passare prima da giù. Che è chiuso, perfetto. Almeno mi sono tolto il dubbio. Che ore sono entrato? Quasi le 5. Wait, 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 che succede? Ah, mi sono spaventato tantissimo. Non penso siano di qua i campi. Come ho detto, a nord, zona settentrionale. Attenzione, cosa c'è qua? Distrutti. Cos'è che è questo? Cosa vuoi? Stai buona. Nathan, Maureen, viaggiatori, state attenti. Ah no, guarda un po', ho trovato un pezzo della quest. Dov'è? Ah, sono qui. No, non è più sicuro attraversare la palude. Ma un bel calcione spinti dentro al portale. Molto bene. Ok, qua è chiuso. Bene. Allora, io ero entrato nella miniera, però c'è anche un passaggio qua dietro, un percorso che si estende. No, le piante, che palle. Due coglioni, ste piante di merda. Aia, i rovi pure. Mannaggia, fastidio. Ma uno spirito di Wendigo non si droppa? Forse non va droppato, va proprio cercato dal... Cioè, è un oggetto unico magari. Non tiene spirito di Wendigo. Vabbè. Aia, l'ha bloccato. Eccoli. Aspetta, aspetta. Ho visto gli altri viaggiatori. Vai, perfetto. Così anche quella quest è completata. Madonna, quanti! C'era pure un eroe. Aia!
Guarda qua lo schifo per terra. Quanto male fa. Ah, qui ci è riunito al percorso. Bene. Allora, era Jordith. Che mi ha dato la classe di viaggiatore. Si è aperto anche il tavolo delle taglie. Nelle cantine. Ok. Ah, ancora non sono abbastanza rispettato. Ah, c'è anche una quest extra, l'Arria. Va bene, sì, l'avevo già trovata l'Arria. L'Arria era in quella casetta... qui. Sì, mi sembra che era lì. Quindi devo andare a Ugdenborg. Andare verso nord. Yes, corretto. Così tra l'altro qua avevo anche già esplorato. Ci sono passato di fresco, come si dice qua da noi. L'Arria, sono venuto a suonartele di santa ragione per nessun motivo particolare. No, beh, me l'hanno chiesto te, insomma, non mi sembra che sei utile. Il culto dei Wendigo? Barroholm e Skovrv? Il culto del Wendigo? Erano un po' strani, eh. Il culto dei Wendigo vuole morta. Aspetta, tornerò. I don't know who you are, but please. Ah, lo sapevi già, ok. Mi hanno incaricato di ucciderti, ma io non posso. I don't know who you are. Skorv non me la racconta giusta, ok? Qui mi dà il fatto di anche scegliere abbastanza fortemente di non ucciderla. I don't know who you... Ottiene uno spirito Wendigo. Osta, mi ha fatto progredire nell'altra quest. Hai visto? Ok, va bene. Ora però non mi ricordo dove era l'entrata esatta. Aia. Ma perché devi tenere queste robe pericolose in casa? Dove era l'entrata esatta di quella... Era qui? Porca boia. Dove minchia era? Proviamo ad andare di là e vedere se becchiamo l'ingresso del posto.
Era lungo il bordo, mi ricordo. Ah, esatto, era lì. Ok, perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Questo è respawnato. Così, a caso. Eccolo qua. Ora tornerà tipo in forma fisica e mi aggredirà istantaneamente, mi darà dei potenziamenti. Ho lo spirito che cerchi. Ti offro questo strano testo come ringraziamento. Non conosco le parole, ma sembra legato al nemico che stai combattendo. Che cos'è? Una pergamena di bestemmie. Missiva eterea. Ah. Non è da leggere tecnicamente. È un materiale tipo, come il cuore antico o Lugdenblum. Parlo con Scorva e genero... Ok. Ah, devo andare a dire, guarda, non l'ho ammazzata l'aria. Oppure, ah sì, sì, l'ho ammazzata, adesso non... il vostro problema è risolto. E mentire. Sono curioso, sono curioso. Ho sbagliato. No, era qui. Ma non c'è più Scorb. Ma gli oggetti personali di Scorb sono accessibili. Ma non fate caso che io abbia requisito il feticcio, eh? Assisti Varro per la nascondiglio di Scorb. Ok, quindi adesso le cantine di Barrol dovrebbero essere aperte. Però prima porto il feticcio alla congrega. Voilà, eccolo. La madonna, spavento. Ho fatto livellare con 10k di exp. Now, for our end of the deal, in now forgotten times, our kind used to travel to Ugdenbog in order to perform dark bindings at the altar of Ratosh. The altar has not seen use in decades, and now lies forgotten on the northern edge of the bog. However, the altar of Ratosh is a rare place in Ratosh where one can pierce the veil. I've marked Ulgrim's keepsake with the runes of seeking. Place it upon the altar and away ah, per cercare Ulgrim. Whether you find your friend alive on the other side or just his tainted bones, that I do not know. But the void may offer you more than just non vi ho usato molto tempo, perché? That is a tale steeped in myths and legends. But I suppose we learned the hard way to stop. Evocherà sicuramente un bestione gigantissimo da dover menare fortissimo. Ok, livello 67. Io qua devo arrivare al 32 prima. E butto su tutto in fisico perché serve. Tocca. Sbidoniamo 2-3 rubine. Questo posso anche tenere. Allora. Aspetta, aspetta che torno col portale a quello personale.
Proverei a cliccare. Ah, fa tutto il giro? Ci va solo in automatico. Riesci a trovare tutto. Forse è ancora chiuso. Ah, è chiuso. Allora dove minchia è il... Dove è finito Scorv? Che si escludono a vicenda le quest? Ma no, un peccato. Potevo dire, ehi guarda, sì, l'ho ammazzata, l'aria è buona, l'aria se ne stava buonina. Perché qua a Baro non me la contano giusta, secondo me, non me la raccontano giusta. Andare a vedere questo piccaglino di mappa rimasta inesplorata. Per vedere se serve a qualcosa. Se porta da qualche parte. Quindi? Nient'altro? Vabbè, deludente. Un angolo di mappa deludente. Vedete che sono quasi... Ah no, sono le 5 e un quarto adesso, ok. Aspetta. Sì, ah, è qua il passaggio, ok. Vado a fare un gran giro. Oh, bene. Via verso l'inesplorato. Verso l'ignoto, anzi. Eh? Questa salta ha perso la testa. Oh oh. Cos'è sto coso? Ah, fa parte del paesaggio? Porca troia. Curzione degli eterei. Altare di Rattosh. Che non vi ho visti dietro? I doni degli dei. Troppo lungo. Giusto vedere un attimo intorno, se c'è nient'altro. Ok, tutto chiuso. Ah, quindi si entra. Portale Ectoniano per andare nel vuoto.
Ah no, quello non era ingresso, è una cripta chiusa. Ecco, voi vedete di dropparmi delle mannaie d'ossidiana migliori, please. Tipo quelle col triplo buff alle abilità del soldato. Perché magari faccia più danno. E che abbia comunque una velocità di lancio magia altissima. Adesso forse sto chiedendo un po' troppo, però. Questa era una mannaia, ma diversa. Un diverso tipo. Ah, qua dove sono entrato. Ehi là, amici. Spiaccicati. Stivale del triste raccolto potenziale. No, peccato. Fa schifo. Spawnato, non si è nemmeno mosso, è morto. Cioè, mi sembra strano comunque che la trama principale di Grim Dawn senza i DLC, senza le espansioni, finisse con Ulgrim che sparisce nel vuoto e basta. Cioè, come content era pochissimo, cioè lasciava un sacco di roba in sospeso. Lasciava troppa roba in sospeso. Che sicuramente all'inizio il gioco consisteva solo in Grim Dawn base, non c'era Malmouth, non c'era Forgotten Gods. Questa non sarà percorribile, no, sarà tipo un coso, come si chiama, uno scheletro d'arredamento. Osta, figo, bello qua. Madò. Arena? No, per ora spawnano solo queste aragoste
guarda. Cappa del campione. Ah, si passa, è una piccola zona nascosta. Sono un po' dei merdoni, questi qui. Boh, lui era incastrato lì dietro il coso, non si sa. Sto girando un po' a caso. Aspetta, mi scoccia mai lasciare parti della mappa inesplorate. Non voglio le mannaie del servitore, voglio le mannaie d'ossidiana. Lascio entrare, no. Non penso sia consigliabile entrare poi lì. Fa proprio male alla salute. Qui è chiuso. Questa sa di arena. Ecco. E Kethul. Vediamo se riesco a tankarlo. La madò, quanta drammaticità. Tra l'altro all'ultimi tre colpi tipo ho attivato il succhia sangue, la sete di sangue, ma non ce n'era neanche bisogno alla fine. Ah, non è finito. Bene, sono contento che non sia finito. Di tempesta. Prima devo scendere nelle lande desolate sempre di più. Bello sto portone, un po' spaccato, però. Ecco, ci stava bene quel schigi. Ulgrim! Vecchio mio, come stai? Is that you, mother? I'm sorry, but I'm afraid I won't make it to dinner. I'm just so. No, riprenditi. My emperor, your son lives. I made certain of it. He is safe in a secure location of which only I know. Your line will live on beyond this tragedy.
I swear it. Ulgrim. I haven't come by that name in so many years. How do you know this name? Il nome che mi hai detto, che mi hai dato, mi hai detto, insomma, quando eravamo a Burwich. Burwich? There's nobody living left in Burwich. You must be another memory, haunting me in my nightmares. Be gone. Yes, yes, I think I remember now. Bravo, 33k. Okay. How's my mind? Feels my every waking thought with horrors beyond imagination. But if you're here too, how will we get out? Ma se anche tu sei qui, come ne usciremo? Beh, è ovvio. Attraverseremo il vuoto verso Malmouth. Tocca, per forza. Però parlai prima di cosa è successo. Cosa è successo mentre eri qui? Dopo che sconfitto il Logorreano, è stato respinto nella fossa che l'ha generato, proprio dove mi aveva mandato. Non avevo intenzione di estrarmi a morire, così Logorreano e io abbiamo avuto un duello finale. Ah, okay, vi siete intrattenuti, posto. Ah, sei riuscito a sconfiggere anche te, bravo. Cosa è successo nella necropoli? Come pianificato mi sono fatto strada nella tomba dei Servatori, che interrompe il tutorial. Logorreano è stato evocato. Lo so, sicuro di stare bene? Sì, fuggiremo dal vuoto verso Malmouth. Last I passed through there, it had fallen to the Ethereals, and it wasn't a pretty sight. But if you need to get there, then there might... I see. Then the only way forward is deeper. I'm afraid I'm thoroughly spent and won't be much use to you in a fight. If we're... Va bene. E proseguiamo per la nostra... gioiosa scampagnata nelle lande desolate del vuoto. Questi orrori pseudo Lovecraftiani. Non ti preoccupare, Ulgrim. Con la mia potente onda d'urto farò un buco nella realtà stessa e mannaggia, questi fanno malissimo. E usciremo da qui. Madonna, malissimo facevano. Porca troia. Poi sono arrivati correndo tutti incazzatissimi. Guardali, guardali. Fatto casino. Ho attivato la sete di sangue. Olè. Peccato che questa faccia schifo. Sì, guarda. Sì, io metto onda d'urto. No, come? Cosa? Com'è possibile? Più 28% velocità lancio delle magie, 29-28 è comparabile a quella che ho adesso. Se quella che ho adesso fa
più 56% sul danno e più 137% danno fisico, e quest'altra fa solo più 124% danno fisico. Davvero quella, quei danni fisici in alto, 2,92, 3,92 rispetto a 2,50 e 312, fanno la differenza di così tanto? Cioè, peccato, perché questa velocità di lancio delle magie non era male, però il resto non è nulla di eccezionale. Però come mai mi dà più 4.200 di DPS? Adesso non la posso provare perché chiede livello 70. Ah, la tengo da parte, che la tengo d'occhio. Non so. Sembra strano. Mi sembra molto molto strano. Velocità d'attacco, ma a me non serve velocità d'attacco, mi serve velocità lancio magia. Allora, tipo, vedi, se questa veniva fuori, questa perché dà così tanto DPS? Teoricamente. Cioè, teoricamente non lo so, perché quella che ho adesso dovrebbe dare di più. Però in confronto tipo a questa, che ha più 299% di danno fisico e più 169%, ah, perché converte il 38% del danno fisico in danno da caos, però fa un po' schifo. Però vedi, ha 7% velocità lancio magia invece del 29%. Ok, però prima pulisco anche l'intorno. Ecco, giusto per stare tranquilli. Oh! It's good to see the sun again. You're right, of course. But you have to feel me. Oh, great. Well, the entire north is Malmoth. That I am sure. But it seems we're not the only ones with sights set upon the fallen city. Ah, l'ho già imparato. Ma ha dato una roba che ho già imparato. Ma vaffanculo.
realtà attraverso il sangue. Kill the non-believer. Scusa. Ah, ok. Scusa, non posso tornare qua? Non possiamo portare... usare il portale? Certo che possiamo usare il portale. Perché allora non... non torniamo col portale? Vabbè. Attenzione, c'è un passaggio qui. Morndale, dove sta Morndale? Qui. Ok. Come al solito, esploriamo per bene il perimetro. Cassaforte ornata. Ma non contiene nulla di interessante. Cioè, vasto sto posto, eh. Droppatemi le mannaie, droppatemi le mannaie! Niente. Voglio le mannaie da poter comparare con quelle che ho già equipaggiato. Vedo un totem all'orizzonte. Questo dobbiamo sicuramente scoppiare. Distrutti. Allora facciamo questo totem, dai.
Vai, siete in quattro. Fatemi almeno un'ascia. Una mannaia, volevo dire. No. Pezzo epico. Usbergo della gabbia del diavolo. Interessante. Perdo quel più 2 scudo anti-esplosione. Però guadagno un pochino di danni in più. ...122% resistenza al fuoco. Ma che cazzo ci faccio 122% di resistenza al fuoco? Tipo, se io la metto... 96% oltre al massimo. Adesso ancora non la metto perché... devo andare a scambiare, cioè ci devo mettere le cose, le legame di Bismiel. E questo devo vedere di perché fa così tanti più danni. No, questa non fa più danni. Ok, quella lì che devo tenere. Bene. Decimazione di che cosa? Sole, va bene. Gli eterictoniani si odiano. Buono sapersi. Vediamo questa. Fa ancora più schifo. No, anche no, nemmeno questa. No, aspetta. Ho sbagliato. Cos'altro devo esplorare qua? Ah, è questo pezzo qui.
Madò, quel veleno terribile. Un guantino di spiriti, ce la mangiamo. Poi qua abbiamo visto che di eteri è pieno. C'è anche il pavimento che rompe il cazzo. Oh no, uno di quei cosi. Ok, l'ho steccato. Aia. Mi costringeva a stare sul pavimento etereo. Danneggiante. Missiva al Moordale Bloodhound. Bloodbound. Bla bla bla. Ok, perfetto. Tutto chiarissimo. Asfaltati. Un richiamo dall'ombra. Adesso ce lo leggiamo, eh. Posto, letto. Cos'è quello? Ah, ce ne sono due vicini, attenzione, attenzione, attenzione. Olè, livello 68. Ho trovato pochissimi altari però, eh. Non va mica bene la cosa. Oh, te chi è? Te chi sei? Write the next chapter of my story. Unfortunately, this one's still a work in progress. Non mi ricordo dove l'ho incontrata. Wow, 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 un attimo, ho delle domande. Hai lasciato tuo marito? Mi interessa di più di come sei riuscito ad arrivare qui da sola? Sì, dai. Che stai facendo là fuori? Un picnic? Un allegro picnic? Sta seguendo Dravis, suo fratello, tipo. Non sottovalutare il desiderio di una ragazza di vedere il mondo. So badare a me stessa e so farlo in modi che potresti non conoscere. Vedo. E che è un'arma particolare, stai brandendo, insomma.
Sai, conosco questa skill che si chiama Force Wave. Ah, capisco. Tutto chiaro, sì. C'è un portale. Un portale che non mi ero accorto. Che ci fosse quando avessero passato. Vediamo dentro il portale. Vediamo dentro il portales. Pericoloso. Vabbè, sì, chi se ne. Oh, bello. Bandragos, schiavo di Dravis. Servo di Dravis. Si stavano curando, si stavano. Oh, prendilo. Offerta di Dravis. Dove starebbe? Offerta di Dravis. No, scusa, ho tirato su. Offerta di Dravis, ma che cacchio era? Cosa minchia era? Ma era... No, non era quello. Ma erano delle note? Perché non le vedo. Boh. Ma Dravis quindi è diventato un... corrotto del vuoto, un titoniano? Quella madò, quella madò. Calmi, eh. Cioè, meteore, di tutto c'era. C'era di tutto. Nulla di interessante. Grande e grosso, ma un merdone.
Allora. Beh, quello non mi interessa, lascio lì. Gabaltun, il volto della follia. Wait. Aspetta che mi ha fatto triggerare la salvezza di Menirli. Però. Stella dei cieli. Questo però non è il portale da dove sono arrivato. Mantella di Baldir. Meno danno fisico, però dà il danno da sanguinamento. Dal trovo interno siamo lì. Se faccio il danno da fuoco lo converte in danno fisico, il 25%. Può essere interessante, fammi vedere un attimo. 45 371, 45 338, però mi dà 300 d'armatura in più, va bene. Tanto non c'era nulla slottato dentro. Non droppo più le mannaie, uffa. Le mannaggia, uffa. Un altro portale qui? Però se prendo leggere e scrivere andrei in quello al centro. Che mi sembra di portale più importante. Orlo della follia, addirittura. Combattiamoli un pochino.
fammi recare con la costituzione. Così mi mangio. Eccola qui. L'essenza vitale. Attenzione, chi è sta gente qua? Si avvicina, cosa sta succedendo? Lunal Valgoth, l'attendente delle tenebre, nostro tormentatore. Posso sentire che si sta avvicinando, vattene ora o accetto destino. Posso occuparmene. Guarda, qui di fronte a voi. Set di sangue, giusto per stare tranquilli. Boom. Era questo insetto di merda che... Oh no. Peccato, staranno lì. Aspetta che c'era qualcosa che... Per gli dei credevo fossi spazzata. E tu hai appena distrutto quelle creature. Ma tu non sei dei sanguinari, perché dovrei aiutarti? Ho capito che il culto ha causato molto male in tutta Cairn nei mesi recenti, ma devi capire, noi siamo disperati. Non eravamo coi vodi nel gruppo, dire che distruggi cristallo runico che dicendo continua. Va bene, dai, ti posso dare una seconda possibile las. Spero tu abbia imparato da questo. Ok. Andiamo un attimo qua. Quasi 3 ore. Uff, è stato un buon proseguimento. Mi ha salvato anche coso. Ulgrim. E ho sbagliato mappa. Ho sbagliato destinazione. Salvato Ulgrim, spaccato un po' di robe, ci siamo fatti aprire il culo più e più volte dal dominio proibito scheletrico. E adesso l'ingrato giunge, sopraggiunge l'ingrato compito di bidonare tutta sta mondizia al... agli NPC. No, questo è troppo potente. Il cimiero di Balthazar. Il cimiero di Balthazar da occultista supremazia è ancora una gran medaglia. Ecco cos'era l'offerta di Dravis. La devo portare a cosa? Alla Dalia, Daila, come si chiama? Guarda, devo rifar su i soldi che ho speso per quei 650k di monete spese per quei progetti. Ho già imparato, vendiamo.
2 volontà di menhir, non è male, però l'altro mi dà il danno, quindi... Allora, qui dentro ci sono le fasce di Bismiel, che ho anche qui. ...46 e 2, 3. Ok, mi dà un po' di più di coso. Ok, perfetto. E fa gabbia del diavolo 100% di chance quando sono colpito. Perfetto. L'intrappola per 4 secondi. 3 metri di raggio, gli fa anche del danno. Va bene. Così, questa la bidono. Il baulista qua. Mettiamo tutta sta roba qui, riordiniamo. Ecco, questa che stavo tenendo adesso è inferiore a quella che abbiamo trovato. E la posso bidonare. Questa che stavo tenendo adesso è inferiore a quella. Ah, tra l'altro abbiamo anche un più 2 a urlo di guerra. Minchia, quanto è urlo di guerra adesso? È a 9. Sì, sì, la posso bidonare questa. Anche queste qui le posso bidonare perché danno solo più 2 a onda d'urto, mentre quella che abbiamo trovato dà più 1 a tutte le abilità da soldato. Quindi, oltre ad avere danno fisico e danno trauma interno, comparabile con quelle, con queste due qua. Questo... ma sì, chi se ne frega il bidone, che questo non lo uso mai. Questo qui che sia meglio del sigillo della corona. Ora io sono al cap di questa. Facciamo un attimo un test. Allora, 46 2 34 46 2 34 46 2 34, a 100 di meno, però ho 2 punti disponibili, potrei mettere lì o potrei mettere qui, potrei mettere qui. Un po' più di salute, un po' più di fisico, dai, va bene. Ci sta, dai. DPS rimane praticamente quello. Lei?
un'altra quest. Now that you have what you came for, I was wondering if we could do more for one another. Cosa avete in mente? Ever since the Ugdumbog fetish was stolen from us, our wards have weakened and some of our protective spells have even failed us. To put it simply, we are exposed out here. La bile di sguardo velenoso ce l'ho. Safe storage, no questions asked. I'll hold on to that for you. Ah, tra l'altro, come see what's left of my wares. Questi si bidonano. Put it to good use. E devo mettere questo qui. Momentaneamente questo lo tengo. Si sa mai che abbia fatto una cazzata. Do you have the materials we seek? Ah, ok, no, non gli serve solo questo, gli serve anche il corno e un Ugdenbloom. Quest facile facile. Do you have the materials? Perfect. These are just what we need. You can deep beneath Ugdenbog. A vast network of caverns and routes. Il sottobosco. Ah, mi sono già occupato di non so cosa che mi aveva chiesto di ammazzare nel sottobosco. Our matron, Malosk, you will find her below us, at the center of the refuge. Qui. Malostria. Lei, sì. Garadia speaks of your accomplishments as if they are meant to impress me. Dimmi, giovanotto, sei pronto a fare ciò che deve essere fatto? Scopriamolo. At least you are determined. Very well. One of our own has become tainted by the false promises. Trova Kamaizanax, nascosta di sotto di un grande albero Yudionbog, ed eliminala. Mi sono già occupato di questa retrice. Ci sono già passato ovunque, ho spaccato tutti i culi possibili e immaginabili. E loro dicono, ah, ma l'hai già fatto. Ehi, ma guarda che l'ho già fatto. Ma guarda che l'ho già fatto. Yes, I'm not far from the refuge, within Ugdenbog. Ok, ripristinare le difese. Ok. Trovo le prove del passaggio di Dravis attraverso le periferie di Malmouth. Aspetta, che l'ho depositata? I'll keep your stash safe. Ah, uno spirito vendigo? Adesso non mi serve più lo spirito vendigo. With me. Promise. Ma non è questa. Spinosa, madonna spinosa. Scusa, ma dodo fare un giro lunghissimo. Devo arrivare tipo qua. Vabbè. Vado a vedere questo. Se mi dice qualcosa. Però non mi dà la quest. Non era quella lì allora l'indizio. Attraverso la periferia di Malmouth. No, sicuramente non è quello, dai. Non mi dà il completamento. Allora quell'offerta lì non mi interessa. Però strano che. Ehi. Trovato il primo. Strano che lì nel vuoto, nel coso, nelle Lande Desolate, c'era quella gente, cioè quei mostri dictoniani. Schiavi e servi di Dravis.
Quindi successo qualcosa, Dravis è diventato forse un ctoniano? Passato dalla parte del nemico. Allora, uno l'ho trovato. Di circolo di protettivo da sistemare. Ecco l'altro, sicuramente. Ehi, granchioide. Questo l'ho fatto. Allora, uno qui, uno qua. Uno qua. Per forza. Per forza. Dove comparirà il marker della quest? Orientale. Ah, settentrionale, ok. Perché occidentale, ma questo è est? Ah no, forse questo era l'occidentale. Questo è il settentrionale. E l'orientale allora è di qua. Perché mi ricordo che ha completato quello in basso della lista. Ma non dice settentrionale, dice occidentale. Quindi questo è ovest. Ok. Spero di averci preso. Cosa volevo quel tizio? Ah, tra l'altro lì c'è il covo di della tizia che devo killare. Janaxia. Già che ci sono. Già che c'ero. Covo di Janaxia. Totem proprio scarsissimo questo. Vai, vai, tiro su tutto. Tutto, tutto! Affettatrice. Però mi sa che... Io l'avevo già... cosata, quindi... Non mi sta dando la quest di nuovo, quindi... Così, la chilo per sport. Giusto per farmare reputazione. Allora. L'ultimo
altare, l'ultimo totem protettivo. Esplosi. Calmi però, eh. Non è che si spunta fuori dalla terra così. No, di qua si va al bosco proibito. Bosco antico, no, proibito. Eccolo. Eccomi qua di ritorno. Have you purged the circles? Certo. Ah, la chiave scheletro, brava. When you are ready, let's speak of what we must. Everything is in place to perform the ritual which will reactivate our wards and seal off the refuge from the. Ok. La devo proteggere, insomma. Devo spaccare tutto quello che spawna. Facile. Voglio usare succhia sangue contro questo. Basilisco di pietra. Madonna. Cioè, è duro. Ok. Beh, sì, però volevo leggere. Coda del demone d'ombra. Corda. Fa schifo totale. Ok, come si chiama? No, queste le avevo già chieste. No, ok, vabbè, ho finito, insomma, la sua quest, va bene, va bene, va bene. Buon, dai. Prossima volta riproveremo con questa chiave scheletro il bosco antico. Cercherò di capire. Vabbè, questa tanto non la posso equipaggiare. Ah, questo lo devo imparare, tra l'altro. Mettiamo un po' in ordine sta roba. E per oggi è tutto. Alla prossima. Ciao a tutti!